Amici di Master Toy, bentornati sul mio canale YouTube. Siamo qui oggi per parlare di un nuovo prodotto. E sì, amico mio, è tempo di recensioni. Ma ricorda, se questo canale ti piace, iscriviti. E in più, condividilo con i tuoi amici e ricorda di utilizzare anche il bottone Live Action per recuperare tutte le nostre recensioni. Ricorda che puoi trovarci anche on su Facebook, grazie a Master Toy Live e Master Toy Shop, dove spesso presentiamo dei prodotti proprio in live, così anche voi vi potrete divertire a conoscere nuovi prodotti. In più, grazie a Master Toy Shop, potete appunto incontrare altri collezionisti che mettono a disposizione i loro prodotti. Detto questo, ragazzi, il prodotto oggi lo vedete già unboxato e starete chiedendo come mai. Ecco, il vero e proprio motivo è che questo è un prodotto KO, bene, un'imitazione del Gakuga Sentinel, ma sarà riuscito a eguagliare la sua controparte? O addirittura avranno migliorato qualcosa? Sarà un prodotto valido? Sicuramente per il rapporto qualità-prezzo lo è. Ma vediamo meglio nel dettaglio che cosa troveremo in questa box e soprattutto il nostro prodotto di che livello è. Forza ragazzi, andiamo a metterci le mani sopra. Ecco cari amici tutto quello che c'è all'interno della nostra box. Allora, veramente di accessori ce ne sono tanti, peccato che la box non sia con grafiche e artwork, però sappiate che è tutta in versione scatola, quindi colore marrone, e in più nella parte dentro tutto quello che vedete è contenuto dentro una box in polistirolo, quindi perlomeno una cura nel confezionamento c'è stata. Peccato, ripeto, perché non avete una grafica per l'esterno della box, quindi un artwork di uno scenario insomma totalmente diverso. Come vedete abbiamo tre blade, la più piccolina che lo usate in questa versione qui del nostro robot, e poi due blade più grandi, chiaramente una in colorazione normale e una invece in live action, in quanto questa in azione prende un colore nel cartone animato diverso, proprio per dimostrare l'energia che accumula nella spada, all'interno della spada. Detto questo, abbiamo anche un mega cannone, sempre per la trasformazione finale del nostro Gakuga, questo mega cannoncione, veramente niente male ragazzi, guardate che bello, questo ci servirà dopo per la nostra configurazione finale. E poi abbiamo ancora gli altri mini robottini, anch'essi tutti in diecast, guardate che belli. Calcolate che questi si possono trasformare in carro armato, in tigre e in giaguaro, e poi insomma hanno delle parti chiaramente in plastica e ABS, insomma come siamo abituati. Ora vi starete chiedendo, ma la qualità ce n'è? Sì, il prodotto è di qualità. Vi faccio vedere anche l'altro. Quindi, ricordate, ha tre trasformazioni, ognuno di questi, quindi carro armato, animale, il giaguaro e la tigre nell'altro caso, e poi appunto diventano anche un robot. Vedete, dentro c'è proprio la testa, così la vedete bene, guardate che roba. Questa è la parte in diecast, questa parte laterale qui, e poi qua sopra invece in plastica, però insomma proprio per dare e conferire solidità al prodotto. Le plastiche sono eccezionali a livello della qualità proprio della Sentinel, quindi il prodotto, anche se è un KO, è pieno di dettagli e hanno veramente avuto cura sia nelle vernici e sia appunto nella scelta dei materiali. Un prodotto riprodotto veramente in maniera fedele, cioè una fedeltà assoluta. All'interno troverete anche un altro paio di ali, appunto queste vengono utilizzate per essere attaccate dietro la schiena del nostro Gakuga e quindi creare quella scena da robot finale, e final transformation. Vedete com'è bello, pieno di dettagli anche lui, guardate i pannelli appunto sulle linee, sono tutti perfetti, disegnati con cura uno con l'altro, guardate anche la bellezza e la qualità delle vernici,
vedete, non ci sono sbavature, non ci sono neanche tante spure, cioè, essendo anche un prodotto KO, hanno delle espressioni diverse. Una è questa e l'altra è così. Vedete come cambia tutto? La bocca in questo caso è aperta. Pensate che anche questa testa qui può diventare un robottino e poi anche una forma animale, tipo una sorta di aquila volante. Ecco, magari adesso vi faccio capire meglio il robot di che livello è. È un robot molto pesante, ragazzi, voi dovete considerare 1,8 kg un robot del genere. Vedete queste ali aggiuntive, che belle che sono, questa sorta di arma. Allora, partendo dai piedi, allora non ha uno snodo particolare per il piede, quindi è abbastanza statico, però come vedete ha una base buona d'appoggio, quindi non è niente male. Il ginocchio chiaramente va in piega con una frizione, quindi non fa scatti particolari, ma ha frizioni in questo caso. Calcolate che quindi è un robot trasformabile e hanno fatto già un ottimo lavoro per quello che sono riusciti. Questo è in diecast, tutta questa parte qua, quindi veramente di una lega molto solida e forte. Poi tutto il comparto della gamba qua sopra è completamente in plastica, ma la plastica veramente dura, quindi un ABS veramente veramente tosto. Il materiale è non verniciato ma prefuso, quindi è proprio fatto così dalla casa. A seguire il gonnello è tutto completamente snodato, con l'interno del frame, come vedete, tutto in diecast, quindi ha questo movimento interno ed esterno e può veramente compiere un range d'azione ampio nell'allargare la gamba, vedete, addirittura arrivare proprio a una spaccata alla Van Damme. Vi dico che queste articolazioni sono molto ma molto solide, molto rigide, quindi è un prodotto, guardate come mantiene la gravità, quindi prodotto eccezionale, fatto in maniera ottima. Vediamo l'avambraccio, può compiere una piega in avanti e andare verso il basso, quindi in giù e in su, come vedete, ok? E qua è tutto quanto metallo anche qui. Per quanto riguarda la spalla, può compiere un range d'azione ampio in alzata e addirittura, se spostate questo, sì, questo può andare appunto in avanti e potete, vedete, tutto completamente in diecast. Guardate qua che bella articolazione potente, con un ball joint sferico e una di innesto, vedete com'è forte. E questo c'ha il suo peso, perché ripeto, è una lega molto ma molto robusta. Vedete, tutto in diecast, la spalla può compiere anche l'oscillazione in avanti e indietro, come vedete. Chiaro, range d'azione è minimo in questo caso, ma se voi la spostate, vedete come potete venire in avanti? Guardate che roba! Ha una doppia articolazione invece sul braccio, vedete, un po' di range d'azione così e così, quindi insomma è un prodotto molto snotato. Questa è la testa, quella più piccolina, il robot più piccolo che muove a sinistra e a destra. Adesso insomma poi andiamo a vedere in trasformazione come diventa il nostro robot. Belle le mani, perché non abbiamo delle mani intercambiabili, ma abbiamo queste qui, che altro che non sono delle mani prensili, fino persino alle falangi, quindi insomma vi trovate bene. E poi le armi le potete proprio incastrare qua all'interno e quindi non rischiate che cascano. Ebbene amici, andiamola a trasformare.
Ecco ragazzi, il nostro robottone trasformato nel massimo della sua bellezza. Quindi voi potete scegliere che ali indossare al vostro robot. Come vedete, appena aggiungete i piedini guadagnate altro centimetro e mezzo, aggiungete anche questa testa e quindi insomma avete 2,5 centimetri in più, quasi 3 centimetri di robot, quindi diventa chiaramente più proporzionato, più spavaldo, più aggressivo, c'ha tutta un'altra potenza. Voglio far vedere anche il busto, come sposta a sinistra e a destra, quindi il range d'azione davvero ampio, e piega anche in avanti, piega anche in avanti, indietro, quindi insomma è un busto che davvero può compiere azioni di ogni tipo. Guadagnando con questi piedini, guadagniamo anche in flessione interna e esterna, quindi riusciamo a dare posing ancora più dinamici. Dai, gli mettiamo una prima arma. Andiamo con la spadona. Sembra un po' un Transformers, dalle fattezze che ha questo robot qui. Mi ricorda parecchio. È proprio... non c'entra niente con i Transformers, ma devo dire che manca di originalità. È un prodotto che ha questa unione con i vari robottini, però mi ricorda tantissimo i Transformers. È un robot che a me piace, però non ha personalità, cioè non è un robot, come vi posso dire, che ha seguito un suo filone, un suo tipo di trasformazione. Cioè sembra che più che altro è un po' un'idea, dice, giapponese, di scegliere come fare i Transformers. Quindi hanno preso questo mammut e questi altri robot animali, li hanno uniti insieme, è uscito fuori il Dankuga. Però ecco, sembra proprio un Transformers, cioè se lo vai a guardare mi ricorda tantissimo i Transformers. Fatemi sapere anche voi nei commenti che ne pensate. Vedete amici, comunque belle le colorazioni, come vedete, che hanno questi riflessi all'interno che fanno sembrare proprio un metallizzato. È un bel prodotto, dai, tutto sommato, per rapporto qualità prezzo. Considerate che un Sentinel di questo ci vogliono 450 euro, questo si porta a casa tranquillamente con 200-220 euro, quindi insomma capite che rapporto qualità prezzo ce n'è tanto. Chiaro, se non guardate la box, se riuscite a sorvolare determinate cose, cioè, capite che potete accettare questo compromesso. Chiaro che rimane comunque prestigioso perché è fatto bene il robot di per sé. Se dovessimo soltanto valutarlo per il robot, tra le mani abbiamo un robot solido, forte, alto, resistente e anche con un bel comparto accessori, insomma, niente da dire. Capite ragazzi, guardate nella forma finale, contatto di bazooka, quanto guadagna col suo, la sua mega gun, chiaramente è un'altra cosa. Visto ragazzi che ci siamo inoltrati nel mondo di Dankuga, parliamo un po' di questa serie anime. È un genere chiaramente mecha di 38 episodi, è uscito nel 1985 e appunto chi l'ha prodotto è Lashi Production. Considerate che sono anche quelli che hanno fatto la serie del Baldios. Dopo la serie televisiva, una volta che si è conclusa, sono usciti anche parecchi OV. Sapete che gli OV
hanno avuto un discreto successo, tanto che nel 2007 hanno anche rifatto la serie, che però si distacca dall'originale. La trama è una serie che parla delle imprese di una squadra di 4 soldati. Pilotano il mecha Tankuga e combattono per liberare la terra dagli invasori Zorbados, i Mug. I Tankuga è un esempio di robot componibile. A differenza di altri robot, si uniscono soltanto verso metà serie. E qua ogni mecha era veramente tosto. Gli elementi di questo cartone sono per lo più religiosi, principalmente nella religione cristiana. È molto presente nella maggior parte degli episodi. Considerate che il mecha viene pilotato da 4 uomini. E tra questi, appunto, abbiamo l'Eagle Fighter, guidato da Shinobu, creato dal professor Azuki modificando il caccia di Shinobu, un modello standard utilizzato dalla base militare australiana, mentre il caccia è in aggressive mode, una barriera potente lo forma e lo rende impenetrabile dal fuoco nemico e viene anche utilizzata per l'attacco, per proiettarsi contro il nemico con tutta la forza del caccia stesso. L'avvio di questa modalità utilizza il sistema aggressivo, attivando automaticamente quando il pilota raggiunge un determinato livello di rabbia. Vi ricordo che questo forma la testa del Tankuga. Poi c'è il Land Cougar e il Land Ridger. Il Land Cougar viene utilizzato da Sarayuki, mentre il Land Ridger viene pilotato da Masato Shinobu. Poi il Big Mut, o meglio conosciuto come il Mammut, essenzialmente è un carro armato ben attrezzato con la possibilità di trasformarsi in un mammut gigantesco. Il Big Mut prende forma e la parte principale del Tankuga come forma umanoide. Il Tankuga stesso è la forma dei 4 veicoli, quindi tutta la squadra al completo, la Cyber Beast. Quando si uniscono, deriva il relativo potere dell'energia spirituale dei piloti. Il Tankuga è formato automaticamente quando la parola chiave Tankuga è inserita nel computer della Eagle Fighter, unito al livello adeguato di aggressività per permettere che l'attivazione accada. Quando Tankuga è formato, la visiera sul casco di Shinobu diventa dorata e una voce annuncia l'unione tra bestia e uomo, ora diventa un dio. E dopo aver scoperto che il Tankuga è anche un robot divino, dobbiamo dare il nostro pagellone, ma sarà stato capace di sorprenderci positivamente? Ebbene ragazzi, articolazioni sono buone, le vernici anche, il materiale è di tutto rispetto, di Diacast ce n'è, rapporto qualità-prezzo è il giusto compromesso. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo prodotto, procuratelo anche voi, io l'avrò nella mia vetrina. E anche per oggi, amici di Master Toy, siamo giunti al capolinea. Spero che il viaggio vi sia piaciuto, che sia rimasto interessante e che vi siete divertiti in compagnia del vostro amico Davide Overpower. Ci vediamo nelle prossime puntate, ma vi ricordo sempre di venire anche a trovarmi on Facebook, grazie a Master Toy Live e Master Toy Shop. Spesso facciamo un appuntamento il martedì sera, quindi potete trovarmi anche lì. Basta che segui il link in descrizione. Per recuperare tutti gli altri video, segui il bottone Live Action, appunto alla voce video, e se poi soprattutto ti va ancora di comunicare qualcosa con me, commenta, condividi e io ti aspetto sempre. Da Davide Overpower e il nostro Luna Park vi salutano e a presto. Ciao amici!